Noi ci troviamo con i rappresentanti di Plastic Free di Comacchio a ripulire le spiagge per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente. Nel momento in cui loro diventeranno gli attori di questa iniziativa, noi ci auguriamo che loro diventeranno anche dei leader nei confronti di altri, affinché non ci troviamo più in condizioni di vivere spiagge sporche. Già Plastic Free sono 2 anni che sta facendo moltissimo. L'associazione nasce 2 anni fa e con le proprie azioni concrete ha raggiunto dei numeri altissimi. Si pensa solo che in un anno abbiamo, in pochissimo tempo anzi, abbiamo raccolto qualcosa come 1 milione di rifiuti. Oggi siamo qui per dare l'ennesima impronta positiva sull'ambiente e cercheremo di fare qualcosa di buono. Grazie. Nel progetto che ci vede lavorare insieme al comune di Ferrara, alla Germania, Gießen e alla Polonia, in questo progetto sempre a favore dell'ambiente e come obiettivo Agenda 2030, vogliamo appunto sensibilizzare facendo in modo che i ragazzi non solo raccolgano la plastica, ma con questa plastica raccolta creino una bicicletta come simbolo di movimento ecologico. Già Ferrara ha come simbolo la bicicletta, come simbolo proprio di Ferrara, in quanto la maggior parte di noi ferraresi si muove in bicicletta, usa questo come mezzo di trasporto, ovviamente per i tragitti brevi. L'associazione Onlus Plastic Free è nata solamente nel 2019 sul nostro territorio e in un breve lasso di tempo, di 2 anni, con la propria concretezza è riuscita ad ottenere un risultato molto importante riguardo alla raccolta di plastica da parte dei propri associati e simpatizzanti. Pensate, circa 1 milione di chilogrammi di rifiuti raccolti. Questo amore verso il nostro territorio non solo permette alla nostra spiagge ripulite, le nostre piazze, le nostre vie, di offrire un prodotto sano alle persone, ai turisti, ai cittadini stessi, ma anche di coinvolgere tutti in questa campagna di sensibilizzazione a livello di scuole, di tutti, quindi di bambini, di enti ufficiali. E tutti dobbiamo sentirci coinvolti in questa opera di pulizia che non si limita alla sola pulizia materiale dei siti, delle spiagge, ma deve coinvolgere anche il nostro animo. Ripulire una spiaggia è come ripulire la nostra mente da tutte le scorie della vita.